Abbiamo con noi la dottoressa Fabris, amministratore delegato di Unisalute. Dottoressa Fabris, allora dunque, parliamo un po' di Unisalute, di quelle che sono le caratteristiche della struttura, quindi peculiari di Unisalute, e soprattutto cosa vi differenzia, in cosa vi differenziate dai vostri competitors. Sì, buongiorno a tutti. Unisalute è una compagnia del gruppo Unipol che è attiva solo ed esclusivamente nel comparto salute, appunto, da ormai 25 anni. La nostra peculiarità è quella di avere il nostro portafoglio oggi orientato solo ed esclusivamente alle grandi collettive, quindi vuol dire grandi aggregati di persone che attraverso le aziende e attraverso le contrattazioni nazionali acquistano per conto dei propri dipendenti delle coperture salute. Questo vuol dire che su 13 milioni oggi di italiani che sono assistiti e assicurati all'interno del comparto, 8 milioni sono nel nostro portafoglio. Ciò ci ha consentito di scalare modelli ed organizzazioni di gestione del salute in maniera industriale, portando i livelli alti di servizio nei confronti dei nostri clienti. Quindi nel corso e nel percorso che abbiamo fatto come compagnia siamo partiti prima da coperture più tradizionali, volte quindi a prestazioni magari di carattere legato agli interventi chirurgici, ricoveri o altro, a prestazioni invece che via via nel corso del tempo sono diventate prestazioni ancora a più larga scala di gradimento, per cui dalle specialistiche, moltissima prevenzione, tanta odontoiatria e adesso anche molte coperture per la parte relativa alla non autosufficienza e alla domiciliarità. E questo direi il percorso soprattutto importante che sta facendo Unisalute. L'idea è quella di passare da un concetto di specifica prestazione ad un modello invece che consideri la presa in carico del cliente e quindi in questo caso che diventi in un qualche modo la nostra società il consulente salute dell'italiano e quindi in questo caso dare la possibilità attraverso gli accessi alla nostra rete di strutture sanitarie, oggi sono più di 8.000 le strutture sanitarie convenzionate col nostro business, più di 70.000 medici, tutti a disposizione della categoria degli italiani all'interno delle quali possono essere fatte le prestazioni. Quindi i nostri 40 fondi sanitari nazionali e i nostri 8 milioni di clienti possono trovare all'interno di questo modello tutte le prestazioni sanitarie di cui hanno bisogno. Unisalute non è solo questo però sostanzialmente, abbiamo davanti un processo anche di innovazione che è strettamente collegato alla valutazione dei fenomeni dell'IoT e tutto quanto quello che oggi è digitale, quindi nel corso degli ultimi anni c'è stata un'evoluzione sostanziale e molto forte dell'approccio nei confronti del cliente attraverso l'utilizzo di sistemi magari di monitoraggio a distanza, che è quello che diamo ad esempio per il presidio delle cronicità, quindi di malattie che hanno bisogno magari di device esterni, e quindi questo pone la nostra società oggi su due temi fondamentali: grande sforzo a livello della gestione della malattia cronica e molto sulla prevenzione, dove noi crediamo che ci sia indispensabilmente la necessità per gli italiani di agire e di intervenire sulla propria salute. E su questo le donne all'interno del nostro portafoglio sono molto importanti perché si occupano della loro salute e di quella dei familiari. Un'ultima domanda, velocemente, quali sono i progetti su cui state investendo per il 2019 e il 2020? Quindi continueremo su questo percorso di gestione soprattutto della persona e quindi in questo caso questo passaggio da singola prestazione a presa in carico del cliente è quello che secondo me dovrà essere lo sviluppo della compagnia e lo sviluppo dell'approccio a livello del cliente. E questo sarà sicuramente grazie anche all'apporto di questi sistemi, eccetera. Il grosso sforzo che faremo sarà anche quello di cominciare a ragionare, a fare ulteriore cultura nei confronti dei cittadini, poiché oggi sono 40 miliardi le somme spese direttamente di tasca propria dei cittadini per far fronte a spese di carattere salute. Se anche soltanto una parte di queste si riuscisse a trasformarla in investimento per la propria salute, non in spesa corrente, a nostro parere questo è uno degli elementi più importanti su cui dobbiamo muoverci in generale come mercato assicurativo e certamente sarà quello che farà Unisalute.